Emanuele Giorgi, abruzzese di nascita ma fanese acquisito, fin da bambino ha sempre avuto chiaro il suo sogno, diventare un attore, un mestiere insito in lui che lo ha sempre caratterizzato. Ogni momento era buono per mettersi alla prova nella recitazione. Dopo il liceo classico si è trasferito a Roma, dove ci ha raccontato che ha studiato con Francesca De Sapio, membro onorario dell'Actor Studio di New York ed ex moglie di Al Pacino, e poi al Teatro Blu con Beatrice Bracco, l'insegnante di Claudio Santamaria, Kim Rossi Stewart, Paola Cortellesi, Gianmarco Tognazzi, Valerio Mastandrea e tanti altri attori. Nella capitale ha lavorato sodo per emergere, ma il successo lo ha raggiunto in Francia. Dopo il suo periodo romano, infatti, si è trasferito a Parigi per 11 anni e poi a Marsiglia, dove si gira la serie che lo ha reso famoso, in cui ha recitato in 10 anni circa 300 episodi, una seconda vita sul set. Emanuele torna spesso a Fano a trovare la sua famiglia d'origine e, a prescindere dai tanti impegni, trova sempre il tempo di stare vicino ai suoi amici d'infanzia. Soprattutto nei momenti importanti, lui è presente. Fano, incisa in modo indelebile nel suo cuore, proprio in questo periodo sta lavorando in centro storico ad un suo progetto. A volte la vita ci presenta dei percorsi abbastanza improbabili. Io ho lavorato 11 anni a Roma, mi sono formato come attore e poi un bel giorno mi sono stancato, sono partito e, come dice un proverbio arabo che amo molto, che cito spessissimo, però è vero, che il tuo destino ti aspetta nel percorso che hai scelto per evitarlo. Io infatti ero andato a nascondermi a Parigi facendo altre cose e poi un bel giorno ho fatto questo casting e un mese dopo mi sono trovato davanti 4 milioni di spettatori ogni sera. Raccontiamo ai nostri telespettatori infatti che lei ha un successo straordinario in Francia. Si può immaginare la televisione che tipo di mezzo mediatico sia, no? Quindi l'impatto che abbia sul pubblico. Quindi dai, sì, a volte magari se fai delle opere d'arte non ti calcola nessuno, invece se lavori in televisione ti riconoscono tutti, quindi per strada diventa a volte anche particolare, diciamo, dai. E a proposito, lei ha fatto tanto teatro a Roma? Ho fatto tanto teatro, ho iniziato con Claudio Santamaria, fra l'altro, ho lavorato con la Bracco, ho lavorato con diversi registi per più di un decennio e poi appunto la televisione, io non ho neanche la televisione a casa, detestavo la televisione e adesso lavoro in televisione. Ci racconti la fiction che le ha dato il successo? Allora, la fiction che mi ha dato il successo è Plus Belle la Vie. Dunque, questa è una serie molto popolare, no? Che parla della vita di un quartiere di Marsiglia ed è la storia di tanti personaggi, tante famiglie anche semplici, ma di tutti i ceti sociali. Ed è una storia che parla di tanti aspetti della vita quotidiana. Ci sono anche cose un po' più noir a volte, no? Un po' più poliziesche, quindi c'è un po' di tutto, veramente un calderone. Presto girerà proprio a Fano un cortometraggio, perché lei ha origini fanesi. Ci racconti questo cortometraggio? Sono 25 anni che sono fuori da Fano, però ho vissuto la mia vita di alunno a Fano, quindi ho fatto le elementari, le medie, il liceo classico qui. E adesso dopo 25 anni ritorno a Fano provando per me stesso a diventare filmmaker, quindi a fare la regia del mio primo cortometraggio. È un cortometraggio che ha vinto una borsa di studio a Parigi, la cui sceneggiatura ha vinto una borsa di studio. Non è che mi lancio qua a Fano, perché ripeto, lo faccio per me stesso, però girerò il mio primo cortometraggio come regista, attore, produttore e chi più ne ha più ne metta qua a Fano nei prossimi giorni. Progetti per il futuro? Per adesso sono concentrato sul mio progetto e parallelamente mi hanno proposto la direzione degli attori delle serie della Rai 1 francese, quindi da qualche mese sono il direttore degli attori, quindi sono il coach degli attori della serie in cui ho lavorato per 10 anni.